La posizione è sempre stata favorevole alla diffusione del POS dal punto di vista della facilità di pagamento. È ormai uno strumento che si è diffuso sostanzialmente nella totalità degli esercizi commerciali e di servizio. Quello che contestiamo sono sostanzialmente le commissioni che vengono pagate purtroppo per l'utilizzo del POS e sono tutte commissioni a carico dell'esercente. Verso l'addio all'obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti elettronici anche per microimporti. Io credo che tutti si possano permettere di dare un 1% di commissioni per un servizio al cliente e francamente anche per la nostra sicurezza fondamentalmente. Qua da noi si può pagare tutto con il POS fin dalle piccolissime cifre e sarà per sempre così. Nella bozza della legge di bilancio il governo porta infatti a 60 euro la soglia oltre la quale scatterà la sanzione per chi non accetti pagamenti con il POS, una norma inserita nell'articolo 69 della manovra. La retromarcia del governo arriva a meno di 6 mesi dall'entrata in vigore delle multe che dal 30 giugno scattavano per qualsiasi esercente non avesse accettato i pagamenti in modalità elettronica con la sola esenzione delle tabaccherie. Le commissioni sono da tasca mia. È questa una spesa minima, comunque offrire a 60 euro tra i rifiutarti di far utilizzare il banco. Una cosa buona, sì. Sì. Sanzioni pari a 30 euro più il 4% dell'importo. Ci sono dei casi in cui, soprattutto per certi tipi di articoli, il margine è molto basso e quindi il fatto di chiedere il pagamento in contanti crediamo che sia del tutto legittimo. Secondo lei si potrebbe lavorare lì invece che innalzare la soglia? Ma si dovrebbe lavorare lì a prescindere, nel senso che comunque le percentuali richieste appunto come commissione sono delle percentuali in molto caso abbastanza alte e sono comunque poi soggette un po' alla trattativa tra il correntista, l'esercente e la banca. Credo che appunto il governo potrebbe intervenire su quello in maniera decisa e quindi a quel punto non ci sarebbe più necessità, diciamo, di altri obblighi o altre esenzioni dal pagamento, ma semplicemente diventerebbe diffuso perché appunto non diventa un costo aggiuntivo.